Amici di scrittura a domicilio, benvenuti, buonasera, siamo qui, è lunedì, iniziamo la settimana con le nostre presentazioni e benvenuto a Luca Tosi che è qui con noi. Luca, benvenuto. Ciao Benedetta, ciao a tutti, ciao. Allora, Luca è qui per parlarci del suo romanzo d'esordio, Ragazza senza prefazione, lo faccio vedere, edito da Terra Rossa, c'è qui con me. E questo è un, uh, un libro in cui um, in realtà ci sono tanti elementi interessanti, è un libro che sembra un po' così, no? come c'è anche scritto poi nella quarta, un po' scansonato, ma che poi ha tanti elementi interessanti, a partire dal, dal tuo stile, a partire dalla tua scrittura, a cui arriveremo dopo, ehm, passando per quella che è un po' secondo me la situazione che vivono... Uh, le generazioni, uh, le nostre generazioni, in fondo io e te siamo vicini di età, quindi possiamo dire la nostra generazione o quelli uh, vicino a noi, eh, parlando anche però di, di sentimenti, di momenti down e momenti up, più down che up, quelli up forse sono solamente abbozzati, appena, appena immaginati e mai realizzati. Veramente, in questo, in questo libro, eh, c'è una, c'è un'ironia nel nel voler raccontare no? anche i momenti appunto meno, meno felici meno fortunati ma, mh, ma poi ci arriviamo io vorrei eh, partire con il chiederti Luca tu, qui abbiamo un protagonista che si chiama Marcello che viene eh, nominato e non nominato nel senso che poi i nomi ecco i nomi dei, diciamo dei protagonisti e coprotagonisti vengono eh, citati poco rispetto ad altri nomi di contorno no? di personaggi di contorno che sono essenziali eh, per questa storia, ma che vengono citati forse anche, anche di più. Eh, io vorrei cominciare a chiederti se eh, questo, questo protagonista eh, per te è un protagonista, perché a me è sembrato così, mi direi che se, se è vero, no, è un protagonista in fondo che racchiude tutta una generazione, è universale, c'è cioè un sentire universale, c'è cioè un vivere universale dei, dei momenti della vita, non il passaggio tra l'università, il master, poi il mondo del lavoro. Il non riuscire a realizzarsi veramente da nessun punto di vista, né da quello lavorativo né da quello emotivo, e non avere neanche la fortuna di un parente che muoia e che, non so, ti porti appunto fortuna in un momento sfortunato della tua vita. Ecco, io partirei col chiederti questo personaggio mh, che cosa ha, cos ha dentro di sé, cioè cosa include eh, dentro di sé. Allora, eh, il personaggio si chiama Marcello, ha 27 anni e vive un periodo uh, strano per lui perché è stato fuori a studiare, è stato in una città a Padova eh, e poi torna a casa dai, dai suoi genitori per un periodo di, come dire, per, per cercare di capire cosa vuole fare nel futuro. Ecco. E quindi ha questo ritorno amaro, perché essendo stato fuori si ritrova a tornare in un paese piccolo che è quello che è Sant'Arcangelo, che è dove è ambientato il libro, e non riesce a venire a capo con questa situazione in qualche modo, cioè si sente in gabbia perché eh, per tutta una serie di motivi che vanno dalla famiglia, al lavoro, al rapporto con i genitori, con gli amici, anche con la gente del paese e con l'aria che si respira nel paese, ecco. Eh, è un personaggio che quando io ho cominciato a scrivere mi è uscito in, come dire, in modo abbastanza automatico, perché credo che quelli che solleva sono temi che io conosco. Cioè anch'io ho avuto un periodo simile a quello di Marcello quando avevo quell'età lì, e, e che conoscono bene o male tutti i miei amici, cioè le, le persone della mia età con cui parlo, eh, hanno circa gli stessi problemi di, di questo personaggio. Quindi non ho neanche, come dire, è stato talmente automatico perché eh, erano tutte cose che io bene o male sentivo e ho sentito e ho vissuto in me, attorno a me, e si sono tutte radunate dentro, dentro di lui in qualche modo quando ho cominciato a scrivere. Ecco, vedi, quello che ti dicevo, dicevo anch'io, cioè è un personaggio che, in cui anch'io no, mi ritrovo molto, perché indipendentemente dal fatto che, eh, che io sia una femmina e lui sia un maschio, ma questo poco conta, nel senso che comunque quel momento lì eh, di, di blocco, di stallo, di, di, di difficoltà in qualche modo e di amarezza, eh, noi tendiamo, noi della nostra generazione o comunque attorno a quell'età o un pochino anche dopo forse, tendiamo a a viverlo quindi è un personaggio che effettivamente ci rappresenta, ci rappresenta molto no? come generazione e tra tutte queste mh, difficoltà no? di rapporti, con, di, rapporti di, 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 di continuità di una vita anche che potrebbe essere dovrebbe essere quotidiana con parenti con genitori conoscenti amici eh, la ricerca di un, di un lavoro ehm, sono rapporti che poi fanno un pochino no? da cornice, diciamo così, a poi quello che è il rapporto uh, centrale, uh, quello con questa uh, fantomatica lei di cui non compare praticamente mai il nome, uh, che però uh, con cui il nostro Marcello ha avuto un, uh, un contatto, ha passato del tempo molto poco, ma che l'ha segnato quasi un colpo, un colpo di fulmine. No? Nella sua mm. testa a un certo punto dice, nella mia testa c'è solo lei, anche se so pochissime cose di lei so che le piacciono le mandorle salate e poco altro, e poi da lì comincia anche un racconto che si alterna no? poi a questa cornice di, eh, chiamiamola così, di, con, di, di attesa eh, del, 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 del presente che lui, che lui vive. Eh, quindi questo è chiaramente un rapporto cruciale, incentrale, eh, in centrale in questo libro. E e anche lei, di lei sappiamo poco, come in realtà poi di Marcello sappiamo poco, perché non abbiamo, sappiamo in maniera abbozzata genericamente, no? da dove viene, cosa fa, dove torna, chi sono le persone che frequenta. Di lei sappiamo ancora meno. Ecco, questo eh, rapporto, questo legame, questo innamoramento, chiamiamolo come, eh, come vuoi, ehm, che ruolo ha nella narrazione e soprattutto quanto ci dice eh, del protagonista? Sì, io credo che sia, sia il cuore del libro, il rapporto che c'è certo. con lei. Eh, anche mi ricordo quando ho scritto il libro, sono partito da lì, cioè da, da questa storia che, che ho, ho messo in bocca a questo protagonista che eh, come dire, fa una passeggiata per il suo paese, il, il, il libro ha anche una durata cioè, eh, sia, sia di, di, di lettura che di svolgimento che bene o male coincide perché Marcello esce di casa, fa una passeggiata e poi ritorna e durante questa passeggiata ripensa a questa storia che ha sì. avuto con, con questa ragazza, che è una storia che non è neanche cominciata in realtà perché si sono appena conosciuti, si sono visti una volta sola, hanno passato una notte insieme e poi la, 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 è, è finita lì in qualche modo. E lui cerca di capire, o bene o male ci prova, apre molte domande, ma di risposte ne trova veramente pochissime, secondo me, cerca Anche di capire perché non è andata con lei, cosa, dove ha sbagliato. Se, e, e quindi usa questo, questa lei quasi come un coperchio che tiene chiusi i suoi di problemi, cioè Marcello dovrebbe in realtà tirare fuori coraggio, magari mettersi in gioco, capire dove vuole stare, cosa vuole fare, però è dentro questo periodo di come dire, un, un limbo da cui non riesce ancora a uscire e si rifugia molto nei ricordi e in questa in questa memoria che ha di lei e del giorno che, che ha passato con lei i due giorni che ha passato insieme a lei e, e quindi sì credo che sia il, il tema proprio uh, riguardi il rapporto che c'è fra lui e lei e perché Marcello si lega tanto a, questo, a questa idea che ha di questa ragazza perché poi in fin dei conti è un'idea quasi anche per quello non viene mai nominata esatto. e questo sì è giustissimo, tu dicevi eh, si, si attacca, no? si, si, si rimane ancorato un po' a questo ricordo che però ehm, non è poi neanche un ricordo così, eh, se dovessimo categorizzarlo, felice nel senso che poi comunque mh, in, in, nel tempo che hanno passato insieme eh, non succede nulla no? di veramente ecco, eclatante no? per dire che quei due giorni sono, eh, sono fondamentalmente indimenticabili non va neanche tutto come probabilmente dovrebbe andare, c'è molta franchezza da parte di lei che molto spesso no, quasi ehm, lo ferisce perché lui si è già fatto tutti i suoi castelli per aria che poi vengono sconvolti no, dalle eh, risposte, ogni tanto anche appunto molto tranchante di lei. Ecco, è interessante questo, no? è, è quasi come se eh, il parlare di lei appunto fosse solamente il... il pur essendo l'elemento centrale fosse poi solamente la punta di un iceberg che poi non viene, eh, non viene poi veramente davvero fuori e, e quindi come se questo fosse il tentativo di andare un po' a, dimmi se sbaglio, dimmi se sono sempre io che sono arzigogolata, di andare sì. a cercare di scavare no, quello che sono stati mh, che è stato un tempo passato eh, del, del protagonista alla ricerca di qualcosa che l'abbia veramente no, eh, reso felice, infervorato, che valga la pena no? di essere ricordato e possa portare anche un po' di, eh, permettiamolo, non dico serenità, ma, un, ma possa portare altrove no? eh, la testa di Marcello che invece eh, si trova in un contesto eh, in cui si sente veramente no? in gabbia, un po' così braccato, un po' deluso, eh, am amareggiato dalla, dalla vita che ha. Quindi questo è veramente, secondo me, il, il tentativo no, di una ricerca di qualcosa di altro, probabilmente di passato, forse che, che potrà riproporsi, ehm, che lo riporti, insomma, a, un, a una serenità, a una felicità, un non lo so, dimmi tu se, se questa mia interpretazione è secondo te, fuori luogo sbagliata? No, sicuramente, sicuramente c'è uno dei, come dire, dei delle parti di, di, di Marcello è anche questa, cioè quella di cercare un'evasione dalla, dalla situazione in cui è, eh, appigliandosi il più possibile a questa idea, a questa ragazza. Eh, mi ricordo c'è anche un passaggio nel libro dove loro due praticamente parlano e c'è questa differenza tra orizzontale e verticale che sì. secondo me è abbastanza indicativa, cioè sì. Marcello in un... In un in questo passaggio del libro dice: A me piacerebbe andare in verticale in una persona sola e non spargermi in orizzontale su tante persone. Lei in quel periodo lì invece vuole il contrario, in qualche modo, o, o comunque è quello che, che gli dice. E, e quindi c'è questo legame forte, ma anche ideale nel, nel protagonista che da una parte è, un, è anche un fattore che lo tiene a galla in questo periodo qua perché altrimenti non saprebbe bene come, come farsi come, come passare la giornata ecco. e, sì è, è un protagonista che mi rendo conto sta sta come dire in, in una posizione più bassa rispetto al lettore cioè non è un tipo che ascoltando i rovelli e delle considerazioni che fa è più intelligente del lettore cioè non è uno che apre mm. le menti in qualche modo, è uno un po' più sfigato un po' più scarcagnato che fa fatica eh, è come se in qualche modo i temi che ha eh, che deve affrontare, che sono lei la famiglia, il lavoro, sono una cupola eh, di vetro che sta sopra di lui e lui cerca di muoversi e un po' sbatte la testa da tutte le parti ecco, questo è un, credo sia un po' il movimento che fa come, come personaggio a me piaceva molto questo tipo di personaggio e mh, quindi sono, in qualche modo quando ho, ho cominciato a scrivere l'ho trovato poi ho seguito questo questo questo, questo andare che aveva eh, sia sulla, sulla storia con la ragazza che che il resto eh, sì, eh, viene, eh, poi, poi magari ne parliamo. È un personaggio che io ho trovato eh, trovando una lingua, eh, esatto. soprattutto, cioè que questa voce che ha il, il protagonista è una lingua particolare che ho trovato quando io stesso sono tornato per un po' a Sant'Arcangelo, che è il mio paese dove sono cresciuto. Eh, e ho cominciato a leggere eh, autori di Sant'Arcangelo che mm -hmm. fino a quel momento non avevo mai letto perché cresce a Sant'Arcangelo, chiaramente non, non ti leggi, cioè leggi americani, tutto quello che vuoi. Invece ci sono dei poeti sant'Arcangiolesi che sono incredibili come Raffaello Baldini. Eh, Pedretti, Tonino Guerra che hanno scritto in dialetto per eh, mo, molto tempo insomma per la maggior parte delle cose che hanno scritto erano in dialetto o, e poi si sono anche tradotti che avevano proprio questa voce molto tipica di Sant'Arcangelo e quando io ho cominciato a leggere loro eh, ho, ho trovato anche il, il mio protagonista in qualche modo perché ho trovato la voce che doveva avere e il resto è un po' venuto tutto di conseguenza, quasi in modo automatico. Per me il vero, la, la molla che mi ha dato, che, che ho avuto per, per scrivere questo libro è stato proprio trovare la, la voce di Marcello. Questa è infatti essere arrivata no, sulle tue scelte. Eh, sullo stile, sulla narrazione, ma anche sul suo modo, no? su questo. Perché Marcello, appena iniziamo il tuo libro, eh, ci rendiamo subito conto no? che c'è una particolare connotazione, poi a livello della, di, di lingua, no? anche della sua maniera di esporsi, di, di, di esprimersi, di, di pensare. Quindi tu questo eh, in parte ce l'hai eh, già detto, ma in realtà ecco tu come l'hai pensato? Voglio dire. Tu hai fatto riferimento a questi autori che, 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 che sono di Sant'Arcangelo, che quindi hanno un loro modo di eh, raccontarsi, di porsi, di scrivere, no? E, però, poi come, come evolve questo nel momento in cui tu devi raccontare una storia che forse, che ovviamente si distanzia molto da quello che poteva essere il loro modo di vedere, di pensare, di scrivere, come lo adatti ad oggi, insomma, questo, questo, questa, questo linguaggio. Sì, a me a, mi hanno chiesto anche se io avevo pensato a questa, a questa trama, a questa storia. In realtà non, non l'ho pensata, cioè questa idea del protagonista che fa una passeggiata e dentro la uh -huh. passeggiata ricorda, a me è venuta spontanea una volta che ho trovato il personaggio. E, um, ci sono stati dei passaggi del libro che io quando li scrivevo, proprio mi ricordo, pensavo le parole in dialetto okay. e, e mi autotraducevo battendo, cioè, scrivendo al computer. E stata, cioè, lì è stata una molla forte perché mi sono reso conto che avevo una lingua che ce l'avevo in casa, cioè era proprio nella mia pancia. Non dovevo andare a cercare le frasi da altre parti, come magari mi è capitato di fare per altre cose, eccetera. E chiaramente il libro, cioè il, eh, il personaggio è un personaggio di 27 anni, non parla in dialetto, non c'è certo. neanche una parola di dialetto no. nel libro. Però aver, come dire, aver scritto con questa voce, seguendo questa voce, ha portato ad avere una cadenza molto forte che, che, si, che si vede leggendo il libro, che è quella un pochino del, del mio paese e di come parla la, la gente a Sant'Arcangelo. Secondo me non solo di come parla, ma anche di come pensa. Cioè, mi rendo mm -hmm. conto che il dialetto, comunque questo, questa lingua che io poi ho, ho usato e ho trovato è molto vicina ai rovelli, ai, ai giri mentali che hanno le persone che abitano in quel posto lì e di cui Marcello fa parte eh, e, e dove è tornato. E una volta trovata questa quadra qua, io sono, ho cominciato a scrivere e poi i temi, le, le storie sono venute dentro, ma, ma è stato successivo, la, la molla iniziale è stata proprio trovare questa lingua che, ha, che usa Marcello. Ed è interessante, infatti, io questo te lo, te lo, te lo volevo chiedere, eh, cioè Marcello, questo suo modo di, di, di che tu dici non è solamente di, in questo caso, di, di parlare per lui, no? ma di esprimersi, ma anche di pensare. No? Lui come personaggio, quindi non parlo di te, autore, che eh, crea no? questa, utilizza questa lingua e la eh, modella sul personaggio. Ma lui come personaggio, no? questo suo modo di pensare, questa sua lingua. Se la porta dietro, cioè, voglio dire, è qualcosa che lo caratterizza eh, anche in quelle che sono delle esperienze fuori da Sant'Arcangelo. Non so se mi sono spiegata come, 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 come domanda, se ho, se, ho, se ho reso quello che volevo chiederti. Sì, io, io credo di sì, credo di sì. Cioè, è un personaggio che comunque, nonostante stia in basso rispetto al lettore, mm. ha anche dei dei colpi in qualche modo è, è tenero ha, ha del candore anche credo mi sembra sì, di, sì. di trovare questo in certi passaggi e, e a, a diversi livelli dentro di sé insomma ci sono tante cose c'è anche il tema a me viene in mente che può avere un'affinità un con la voce cioè il fatto che comunque eh, di questi tempi non, non si parla più tanto di rapporti intimi a due, cioè mm. c'è un'aria magari in cioè, che, che va da altre direzioni, certe cose sono state anche superate, ah, però è un personaggio che comunque riconosce che ci sono delle radici in qualche modo e che non sa bene se è meglio quello che sta avvenendo o quello che c'era prima, cioè ha dei dubbi. Eh, abbastanza singolari secondo che poi magari li abbiamo tutti però sono un pochino eh, sotto traccia ecco e credo che aver trovato la lingua mi, mi permettesse anche comunque eh, sì mi, mi permettesse di mettere in bocca a questo personaggio eh, sia un, un una parte che sta legata di più al territorio, magari è più paesana, è più legata alle piccole cose, al, alla quotidianità, che ai temi che sono quelli dei, dei giovani o comunque dei trentenni di questa generazione qua. Ecco, sta un po' credo nel, nel mezzo, è uno che tira avanti per sé, eh, alternando un pochino forse le visioni e, e i pensieri che ha in mezzo. Cioè, non lo so. Uh, non so se si è capito no, 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 ho capito, no, io stavo riflettendo invece anche sul fatto che eh, poi il, il percorso no, che lui fa eh, le, anche il, le, le città che abbraccia nel corso di questo, eh, di questo racconto, noi, noi ne scherzavamo prima no, fuori onda, perché io collegavo delle cose a città che, che tu citi nel, nel libro, nel romanzo. E quello che ehm, volevo dire, lui non arriva neanche mai, almeno noi non lo vediamo mai, in un contesto eh, che lo allontani così tanto no? dalle sue origini, cioè non è mai in un contesto totalmente caotico, da grande città, da, mm, da, da quelle città che possono essere Roma, Milano, in qualche modo anche Bologna, dove poi lui c'è, però... Eh, lo vediamo marginalmente, diciamo così, quei contesti che possono poi anche cambiare totalmente no? il modo di vivere, di pensare, di credere che è quello di origine da cui tu provieni. Lui poi lì ci torna, ma non ha mai avuto, secondo me, e, e, e qui arriva la domanda, una, eh, una radicale no? trasformazione nel, mm. nel, nel togliere le radici e poi nel rimetterle. Eh, cioè, questo contesto anche di città di chiamiamole più di provincia rispetto alle grandi città italiane. Secondo te influisce su, sul personaggio? Cioè, tu non avresti mai mandato lui, non lo so, a Roma, a Milano? No, 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 credo che influisca, sì, sì, sì. Influisce anche sulla storia, perché poi eh, Marcello torna a Sant'Arcangelo, Sant'Arcangelo è un posto che ma magari per chi non lo, non lo conosce. È un posto vivo in realtà, è un, è un posto della provincia, ma comunque è, un, è, una, è una città viva, e molto ordinata, dove le cose funzionano. E questo per lui è peggio, perché avrebbe bisogno di, di stare in un posto dove c'è confusione, dove lui avrebbe possibilità di sbagliare, di, di fare altre cose, di vedere altri che sbagliano, anche invece attorno a sé vede solamente giovani della sua età che si sono accasati, sposati per strada non c'è un bidone fuori posto, non c'è una cartaccia, cioè tutto è bene o male incasellato. Eh, tornare in un posto del genere quando invece lui vive un periodo difficile dove non, non sa dove, bene dove stare è complicato. Chiaramente anche il posto dove, dove è cresciuto e, e se lo porta dentro, quindi forse c'è anche un contrasto rispetto al tornare, cioè essere stato fuori hai un ricordo chiaramente diverso di come sei cresciuto in, in un paese che è il paese dei tuoi, ci ritorni, vedi che tutto bene o male si è sistemato e tu sei tagliato fuori in qualche modo, ecco, c'è anche questo. Ha un rapporto di, di odio-amore con Sant'Arcano, cioè è comunque un posto do, dove lui gira, guarda, osserva e, e si sente che è dentro questo, cioè che... Che appartiene a Sant'Arcangelo, ecco. Sia per, però, allo stesso tempo fa una fatica totale a starci dentro. Ci sono appunto anche dei punti dove, dove si nota: no? quando lui va in una trattoria dove è sempre andato, e si rende conto che la gestione è cambiata e, eh, e quando lui prova anche così, giusto per Dire qualcosa, a proporsi come cameriere nel fine settimana, gli viene risposto che sono già a posto. Anche quello no? è un modo per, eh, in cui lui, si, un momento in cui lui si rende conto che, appunto, è esattamente quello che dicevi tu, no? che le cose sono anche cambiate, ma lui non ha, non ha uno spazio fondamentalmente in questo. Uh, in, anche in questo cambiamento è sempre quello un po' fuori posto come però a me sembra un personaggio fuori posto permettimi questo, questo termine eh, in tutte no, le vicende che lui vive non le vive mai secondo me eh, a pieno non, non prende mai eh, una, una decisione netta non fa mai un passo decisivo cioè è sempre un po' in attesa di vedere come si muovono le cose attorno a lui, anche nel rapporto con lei, no? che è un po' la sua ossessione, la sua sarà la sua ossessione, però rimane sempre un po' ai margini eh, de, de dell'azione, dell'azione dell che potrebbe fare lui come protagonista. Sì, lo credo anch'io. C'è una scena dove lui riceve una telefonata, sì. potrebbe essere una telefonata di lavoro. Sta cercando lavoro, ha inviato curriculum in giro, però non risponde perché è quasi impanicato dall'idea che poi deve effettivamente cominciare a lavorare, magari un lavoro che non vuole fare, che sta cercando per muoversi, però non è quello che vorrebbe. Eh, quindi è tutto, è tutto fermo in realtà, sì, non, non è un personaggio che, che si muove se non nella sua testa, cioè lì dentro c'è il vero movimento del libro. Il libro assomiglia anche a, al monologo, credo. Che, sì, certo a, a molti tratti di monologo, sì. Eh, sono orvelli, sono considerazioni che spesso sono in contraddizione fra loro. Eh, il punto centrale è sempre lei, quasi come se, cioè se Se con lei le cose ripartissero. Forse, secondo Marcello, poi ripartirebbe anche tutto il resto. Ma finché con lei non ripartono, eh, bene o male, non, non, non se ne esce. Eh, continua a passeggiare, ritorna negli stessi posti, guarda le stesse cose e si autoavvita su, su se stesso. Eh, sì. Tu, tu fai anche ampio uso, eh, in, in maniera molto intelligente, eh, dell'ironia, dell perché quando si arriva a situazioni che potrebbero essere anche lì, quelle del cambiamento, poi accade qualcosa che, eh, che, che non fa andare le cose come anche il lettore si aspetterebbe no, a un certo punto. Mm, e quindi lì eh, utilizzi anche, eh, anche dell'ironia, crei, del, crei anche delle situazioni che... Ehm, agevolano no? e portano anche al, al sorriso eh, per il lettore, no? quello che dicevo prima, a volte è proprio anche uno sdrammatizzare eh, un momento che potrebbe essere cruciale e quindi potrebbe essere o perfettamente riuscito, o invece catastrofico sotto tutti i punti di vista. Quindi, come com gestisce anche quest'uso no? dell'ironia dell per guardare a questa vita che, come dicevamo prima, eh, in fondo poi in qualche modo ricalca quella di una generazione che è la nostra? Sì, lì io credo di essere sempre partito dall'idea del personaggio, poi non ho, mm -hmm. cioè, magari questo è un pochino il mio modo di scrivere, tendo comunque a mettere insieme situazioni e personaggi dove c'è una, una componente amara e una componente che magari è più divertente, vedere come possono stare insieme. Eh, facendo balenare il personaggio fra, fra questi due poli che poi spesso so, so, sono uniti di loro, ecco, eh, però sì, non, non, come dire, non, non ho mai cercato di scrivendo di calcare sull'ironia, ecco, un, ho trovato come dire un... Una, una via di me, cioè un'anima un, un a questo personaggio che si portava avanti entrambe le cose. Credo che il personaggio abbia comunque dei risvolti anche amari, perché dietro, sì. dietro l'ironia, dietro certi passaggi che fanno sorridere, in realtà ci sono de de delle difficoltà che poi non sono traumi, cioè non è un personaggio che ha dei traumi enormi, è uno semplicemente che non riesce bene a capire dove stare nel mondo, ecco. Questo a me fa un po' ridere già, già di per sé, anche perché sono poi problemi che magari abbiamo, cioè che hanno in tanti e che abbiamo tutti, e spesso crediamo di essere abbastanza soli nei nostri problemi, quando in realtà sono talmente comuni che dovrebbero essere alla luce, ecco, dovrebbero essere facili, come dire, da affrontare. Invece, per lui non lo sono, si cioè è proprio uno che fa fatica a guardare gli altri in un modo costruttivo. Eh, è sempre sulla difensiva in qualche modo, cioè non, non capisce do, dove può andare eh, a crescere, ecco. eh, preferisce stare in quella piccola palude che si è autocreato e dove bene o male eh, è a suo agio, ma anche no, quindi è un po' un cane che si raccoda, però secondo me poi questo fa un po' ridere anche. Cioè, credo che un po', vedo dai, dai riscontri che sono arrivati, si sì, fa ridere. Poi magari ridiamo anche perché esorcizziamo la, la cosa, perché ci ritroviamo talmente tanto eh. che ci dobbiamo ridere anche su, eh? Questa è un'altra ipotesi, <ride> per cui eh, vale tutto a questo Qua punto, essere. no? Sì, sì. <ride> Sorridere. <ride> E, è interessante che tu dici. L'hai detto più volte, lo ricordo anche per chi ci sta seguendo. No? Tu dici: eh, Io quando ho trovato il personaggio, quando ho trovato la sua lingua, quando ho trovato il suo modo di pensare, mi è venuto un po' tutto eh, di seguito: no? sia la storia. Eh, la scelta no, di questa passeggiata cornice eh, dentro cui poi c'è il ricordo, eh, anche l'idea un po' della, della struttura, abbiamo detto che molto sembra anche un monologo, perché il personaggio appunto sono una serie di pensieri eh, dentro cui, in cui lui continua ad arrovellarsi e, e rivivendo la, la questione, rivivendo i momenti importanti no, che l'hanno portato fino al. A quel presente lì, eh, eh, però, quello che io mi chiedo: visto che poi è tutto visto dal suo punto di vista, le altre persone, gli altri a partire da lei fino a poi arrivare a Marco e gli altri personaggi, in che relazione lui in che reazione li vede rispetto a sé: cioè sono eh, subalterni a lui sono importanti quanto lui oppure eh, cioè, lui si sente anche inferiore? Perché ci sono, secondo me, vari punti in cui queste cose si intravedono. E, e lasciano, secondo me, un pochino lì il lettore eh, deve, deve un po', eh, secondo me, eh, aguzzare eh, l'intelletto e, e non la vista, l'intelletto, però per capire no? perché secondo me cambia un po' ogni tanto la prospettiva di come rispetto a Marcello vengono visti gli altri personaggi, anche un po' come lui si sente rispetto a loro. Sì, credo anch'io, è un po' ambivalente. Uh -huh. Ci sono dei, dei passaggi in cui magari parla con gli amici di, di sempre che gli dicono ma, ma muoviti, cioè datti esatto. da fare, bisogna che ti in qualche modo parti e poi vedrai che le cose vengono e, come dire, ostentano le, le, quello che loro sono riusciti a fare e lui non è riuscito a fare, quindi lì è proprio sta sotto, cioè inferiore, inferiore. Eh, in altri momenti magari dice io come gli altri ho capito che non, non sono quindi che facciano quello che vogliono ma a me sta roba non mi piace eh, eh, è vero ci sono dei, dei momenti in cui sbalza tra un polo e l'altro eh, è anche un personaggio che ha un pochino di orgoglio secondo me cioè, come è molto insicuro allo stesso tempo ha un, ha un orgoglio che lo, lo fa, lo isola anche, però lo, lo fa anche esprimere. Eh, va, va, va tutto un po' insieme, credo. Eh, sì, poi io, io cioè, come dire, quando l'ho scritto, anche lì ho seguito il personaggio, poi questi sono riscontri che mi arrivano adesso e che mi fanno capire cosa ho scritto perché non, non è che ho tutto cioè mi rendo conto che è un personaggio che ha tanti livelli ma sono venuti scrivendo ecco, poi a me comunque è un po' il mio modo, quello di, di seguire più che altro lo scrivere la scrittura senza ragionare a priori e vedo che su Marcello ha funzionato e ci sono cioè, eh, sicuramente ci sono dei delle parti di lui che, che si alternano, che lasciano eh, interpretazioni varie, ecco. Però mi piace questa cosa qua, cioè, vedendo che, anche perché credo che sia più vicina al, a, a un personaggio che può esistere, ecco. Sì. perché eh, mi, mi dà questa impressione, insomma. Siamo, uh, siamo quasi in chiusura, Luca. Io volevo chiederti una cosa: questo è il tuo esordio, l'abbiamo detto, no? Nel tuo, tuo romanzo d'esordio. Tu, uh, però, hai scritto e, e forse scrivi ancora racconti, no? E quindi mm -hmm. um, la mia domanda è un po': dove sta la. Qual è la hai, hai sentito una grande differenza nel passaggio tra racconto a questo tipo di, uh, di narrazione? Oppure per te è stato. Uh, Insomma, molto simile, non, non, ci, non hai visto delle grandi sostanziali differenze nel tuo approccio, nel tuo modo di scrivere, nel tuo modo di affrontare la storia, la narrazione che stavi eh, immaginando e quindi poi scrivendo. Eh, allora, quando, quando ho cominciato a scriverlo, avevo chiara l'intenzione di voler scrivere un romanzo. Uh -huh. eh, le, le prime stesure erano circa il doppio eh, di, di lunghezza. Poi ho tagliato, ho passato per diversi mesi. Cioè, ho tagliato tantissimo ed è rimasto in questa forma circa sì. che poi è stata quella finale che è un romanzo breve, cioè non, sì. non si capisce bene che cos'è se una novella o un racconto lungo. Quindi credo di avere dei debiti con la forma del racconto, questo sicuro, perché altrimenti avrei lasciato di più dentro. Invece mi sono reso conto poi che avendo tagliato tanto ho tagliato proprio eh, Parti che magari ci potevano stare dentro, ma che allargavano i confini eh, sia del protagonista che della storia, come spesso succede nei romanzi. A me invece mi piaceva che tutto fosse abbastanza eh, aderente al protagonista e alla storia e, e non si uscisse da lì. Poi mi ricordo c'era una mia amica che mi diceva: eh, per, per capire se un romanzo è buono, bisogna aprire la pagina 100. Il fatto che il mio è arrivato a 90 mi, mi piaceva proprio l'idea di stare sotto questa cosa. E credo sì, sì, io lo intendo come un romanzo breve, però vedo che anche lì ci sono opinioni diverse. E sicuramente, avendo scritto sempre racconti, sono un debito con quella forma lì. Questo è stato un po' un problema perché poi trovare, un, come dire, è una forma che viene anche poco pubblicata sì. in editoria, quindi è un, attimo, è un attimo difficile, però poi con il mio editore è andato, cioè è andato tutto benissimo, insomma sì, sì. ci siamo trovati da subito, non è stato un problema la lunghezza, ecco. Allora, siamo, uh, siamo fondamentalmente in, in chiusura, però ti chiedo a questo punto, visto che mh, tu hai, hai citato, uh, hai detto no, che in principio questo libro, faccio vedere un attimo intanto, lo rifaccio a vedere, eh, era quasi no, il doppio di quello che poi è, è, è stato. Eh, che cos'è, ad esempio, un elemento che tu avevi pensato in origine, che poi hai tolto, ma che eh, probabilmente serviva anche un po' appunto, come dici tu, ad ampliare gli orizzonti, lo sguardo, la vita, la vicenda del protagonista e che però aveva un suo, un suo perché, un suo fascino, magari non lo so, l'hai eliminato a malincuore. Se c'è, a malincuore, no, non, non c'è, okay. erano più che altro altre considerazioni, altri rovelli del protagonista che tiravano in ballo più questioni, più larghe, e tutto aveva un respiro più largo, insomma più vicino al romanzo. Eh, a me piaceva anche l'idea, quando poi ho cominciato a tagliare, che eh, il romanzo avesse la stessa durata di una passeggiata effettiva, cioè sì. questo personaggio esce, sta in giro un paio d'ore il libro si legge in un paio d'ore mi sembrava che poi la, la forma giusta fosse quella proprio, è stata anche una scelta istintiva ecco non, non tanto di decisioni eh, però magari è una cosa anche che mi sono tenuto per il futuro per un, magari un secondo libro eccetera magari cerchiamo di, di fare una roba un po più lunga un po più articolata ecco questo è venuto così è venuto così e infine sì. la cosa che forse uno dice la chiedo all'inizio perciò la chiedo alla fine questo, questo titolo è subito, è stato immediatamente pensato o è venuto dopo no non è quello è venuto dopo eh, tra l'altro non è mio il titolo eh, l'ha trova <ride> okay. trovato Matteo Bibianchi che è un sì. scrittore a questa uh -huh. rivista Tina che per un periodo avrebbe voluto pubblicare il libro in integrale su Tina, cioè fare un numero uh -huh. con solamente questo libro, poi sì. non l'abbiamo fatto. E, e quando, quando l'aveva letto, aveva tirato fuori tre o quattro titoli da, dal testo, che poi è, è un titolo che è comunque dentro il testo, sì, sì. cioè c'è proprio un passaggio dove, dove c'è il titolo. E, la, lo, lo, lo ha tirato fuori lui e quando l'ho visto ho detto, beh, è perfetto, è il, è il titolo perché prima c'erano dei titoli anche poco, poco convincenti. Ecco. Invece quello mi sembra che funzioni. Funziona, funziona. Infatti era, era interessante capire a che punto arrivava no, questo titolo, visto che appunto è citato nel testo. Se... È stata l'ultima cosa, perché cioè una cosa. delle ultime. sì, sì. <ride> Allora, io ringrazio tantissimo Luca Tosi che è stato con noi, ragazza senza prefazione Terrarossa. Grazie a te. E ricordo ai, alle persone che ci seguono o ci seguiranno, perché poi le nostre dirette vengono, rimangono sulla pagina di scrittura a domicilio, quindi anche sul gruppo vengono viste poi anche dopo in differita. Che Potete acquistare eh, il libro dalle nostre librerie amiche utilizzando il codice scrittori a domicilio avendo così il 5% eh, di sconto sull'acquisto. Sull eh, io ringrazio tantissimo te Luca per essere stato con noi questa sera, spero di eh, ritrovarti insomma presto anche in altre occasioni. E ringrazio voi che siete stati anche voi con noi e vi ricordo che domani sera sempre alle 21 recuperiamo la uh, presentazione con Dario Voltolini che uh, per problemi tecnici abbiamo dovuto annullare uh, mercoledì scorso. Grazie, buona serata, buona, buone letture e, insomma, prestissimo. Io e te ci salutiamo fuori onda. Ok, grazie. Ciao a tutti.